Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Come di consueto, Don Arturo aprirà il notiziario con l'editoriale. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia, dell'oratorio e quelli di pubblica utilità. Per la rubrica Un santo al giorno, oggi conosceremo Sant'Antonio da Padova. Giardino e orto sempreverde, questa settimana, vi propone la conoscenza di un arbusto tanto decorativo quanto velenoso, l'oleandro. Chiuderà il nostro appuntamento settimanale la giornata di mercoledì 2 giugno, festa della Repubblica. L'amministrazione comunale di Gottolengo ha messo in campo alcune iniziative, vedremo quali, attraverso le riprese raccolte da Luigi Cè. Buona visione! Cari amici, la fraternità come via da percorrere per una feconda convivenza in un mondo ormai globalizzato. La fraternità come antidoto ai veleni dell'ostilità, dell'estraneità, dell'indifferenza. Il nostro vescovo Pierantonio Tremolada, nella celebrazione di giovedì scorso, nella solennità del Corpus Domini in piazza Paolo VI a Brescia, ha scelto di lanciare un messaggio per un futuro all'insegna dell'amicizia, della benevolenza, della gentilezza. E lo ha fatto ispirandosi all'enciclica di Papa Francesco, Fratelli Tutti. Il mondo avanzava implacabilmente verso un'economia che, ha scritto il pontefice, utilizzando i progressi tecnologici, cercava di ridurre i costi umani. E qualcuno pretendeva di farci credere che bastava la libertà di mercato perché tutto si potesse considerare sicuro. Ma poi è arrivata la pandemia e così, sempre per usare le parole di Papa Bergoglio, siamo stati travolti dalla tempesta e distrutte le nostre certezze. Il colpo duro e inaspettato di questa pandemia fuori controllo, ha proseguito Papa Francesco, ha obbligato per forza a pensare agli esseri umani, a tutti, più che al beneficio di alcuni. Oggi possiamo riconoscere che ci siamo nutriti con sogni di splendore e di grandezza. E abbiamo finito per mangiare distrazione, chiusura e solitudine. Ci siamo ingozzati di connessioni e abbiamo perso il gusto della fraternità, perché prigionieri della virtualità, abbiamo perso il gusto e il sapore della realtà. Il dolore, l'incertezza, il timore e la consapevolezza dei propri limiti che la pandemia ha suscitato, fanno risuonare l'appello a ripensare ai nostri stili di vita, le nostre relazioni, l'organizzazione delle nostre società e soprattutto il senso della nostra esistenza. Siamo molto sensibili oggi, giustamente, ha detto il nostro vescovo, ai grandi valori della libertà e dell'uguaglianza. E con forza rivendichiamo il rispetto dei diritti di ciascuno. La libertà e l'uguaglianza hanno tuttavia bisogno della fraternità per contrastare la terribile tentazione della violenza. Le grandi rivoluzioni, con la loro tragica scia di sangue, ne sono testimonianza. Lo sappiamo bene. In nome della libertà e dell'uguaglianza sono state allestite nelle piazze le macchine per le esecuzioni capitali. Mai sarebbe stato possibile fare questo in nome della fraternità, sebbene risultato immediatamente contraddittorio. Quindi le tre parole fondamentali: amicizia, più precisamente amicizia sociale. Ci diceva il nostro vescovo, vorrei augurare alla nostra città e a tutto il territorio, la nostra provincia,
di crescere nell'esperienza di una vera amicizia sociale, grazie alla quale tutti i diversi soggetti che la compongono crescano nella reciproca sintonia. La benevolenza. Non ha forse bisogno la nostra società di stare bene, anzitutto nel senso di stare nel bene, cioè di scambiarsi pensieri, parole e opere di bene? Possiamo forse accontentarci di una visione della vita che mette i beni prima del bene? La fraternità si esprime anche così, nel sentire positivo verso tutti e nello slancio della coscienza che promuove per tutti le migliori condizioni di vita. Infine, gentilezza. La gentilezza è stile di vita, è un tratto della personalità e dell'agire, a mio parere, oggi particolarmente prezioso. Con la gentilezza si riconoscono all'altro dignità e valore. Gli si offre inoltre una spalla sulla quale appoggiarsi per meglio sostenere problemi, urgenze, angosce. Un animo gentile solleva il cuore, fa respirare, spegne ogni timore, apre alla confidenza. Tre parole dunque: amicizia, benevolenza, gentilezza. Una proposta di vita suggerita, una scelta di vita accolta e voluta e vissuta. Questo per avviare un mondo diverso, davvero un mondo nuovo, a misura d'uomo, secondo la volontà del suo Creatore e Padre. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e lieta settimana a tutti voi. Arrivederci. Oggi, domenica 6 giugno, in parrocchiale alle ore 15, ora di guardia. In parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa per i defunti Castagna Tullio e Lucia, Lauri Noemi e Conti Ines, Maggi Maddalena e Bianchi Giuseppe. Lunedì 7 giugno, in oratorio alle ore 8, Santa Messa per il defunto Zambolo Giuseppe. Martedì 8 giugno, in oratorio alle ore 8, Santa Messa per il defunto De Feo Francesco. Alle ore 20:30, preghiera di lode e Santa Messa. Mercoledì 9 giugno, Beato Mosè Tovini, in oratorio alle ore 8, Santa Messa per i defunti Pro Populo. Giovedì 10 giugno, in oratorio alle ore 18:30, Santa Messa per i defunti Lebran Rizzi Fulgenzio, Cherubini Lucia, Lazzaroni Severino. Venerdì 11 giugno, Sacratissimo Cuore di Gesù, in oratorio alle ore 8, Santa Messa Pro Populo. In cimitero, alle ore 20, Santa Messa per i defunti Ronchetti Giuseppina e Giuseppe, Domenico, Maria, Eugenio e Franco. Sabato 12 giugno, Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria, in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa per i defunti Tommasoni Pino e Margherita, Nadia Manfredi. Domenica 13 giugno, in parrocchiale alle ore 8, Santa Messa per il defunto Nicola Biazzi. Alle ore 10, Santa Messa per i defunti Biloni Andrea, Franco, Giuseppe e Angela, Giambattista Piazzi e familiari Romanetti. Alle ore 11, Santo Battesimo di Portesani Giulia. Alle ore 18:30, Santa Messa per il defunto Don Palmiro Crotti. Il bar dell'oratorio è aperto il venerdì dalle ore 20 alle ore 23, il sabato dalle ore 14 alle ore 18 e dalle 20 alle 23, la domenica invece dalle ore 12 alle ore 11 e dalle ore 14 alle ore 22. La distribuzione è ai tavoli sotto il portico come da normativa. Invece per il cortile dell'oratorio dal martedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18, il venerdì dalle ore 20 alle ore 23, il sabato dalle ore 14 alle ore 18 e dalle ore 20 alle 23, la domenica dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 22, il lunedì è chiuso. Per il campo sintetico i minorenni devono presentare l'autorizzazione firmata dai genitori.
Invece, per le proposte estive si ricorda il GRES dal 28 di giugno al 23 di luglio. I moduli sono disponibili sul sito del comune di Gottonengo. Le proposte restate sono per i ragazzi dalla terza media conclusa alla quinta superiore. Le iscrizioni al bar dell'oratorio o al numero entro il 12 di giugno. Dall'1 all'8 agosto il campo giovani in montagna, proposto dai ragazzi dai 18 anni ai 35. Dal 9 al 15 agosto, giovani in cammino, zaino in spalla. Giovedì mattino il tempo è dedicato alla formazione dei presbiteri. Chiediamo di contattarli solo per urgenze. Per la proposta dell'oratorio restate e quindi uscimmo a rivedere le stelle, il costo è di 20 euro. È proposto dalla fine della terza media fino alla quinta superiore e l'inizio delle serate è alle ore 20:30. Le iscrizioni al bar dell'oratorio oppure al numero scritto tutto entro il 12 di giugno. Da oggi puoi richiedere in comune il PIN della Carta Regionale dei Servizi. CRS, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12, presso l'ufficio segreteria. Uno dei santi più popolari è il portoghese Fernando de Bulhoei Taveira de Azevedo, più noto nel mondo come Antonio di Padova. Nato a Lisbona verso il 1195, entrò nella collegiata dei canonici regolari di Sant'Agostino e 2 anni dopo tra gli agostiniani di Coimbra, dove ricevette una buona formazione. Poi l'impatto con le spoglie dei 5 protomartiri francescani, portate dal Marocco dove erano stati uccisi, lo orientò verso i frati minori che lo accolsero nel convento di Sant'Antonio a Coimbra, dove ricevette il nome di Antonio. Poche settimane dopo, desiderando anch'egli il martirio, si imbarcò per il Marocco, ma dovette tornare a causa di una malattia e la nave su cui viaggiava fu costretta dalla burrasca a dirigersi verso la Sicilia. Da lì Antonio raggiunse Assisi, dove prese parte al capitolo generale che si teneva alla Porziuncola e vi conobbe San Francesco. Ammesso nella provincia francescana della Romagna, rivelò ben presto le sue doti di predicatore, combattendo gli eretici catari e patarini nell'Italia settentrionale e successivamente gli albigesi nel sud della Francia. Tra il 1223 e il 1225 pose le basi della scuola teologica francescana, su licenza datagli da San Francesco che lo chiamava il mio vescovo. Nominato ministro della provincia d'Emilia, rimase in carica fino al 1230, poi tornò a Padova dove scrisse i sermoni per le solennità dei santi. Quindi si ritirò a Campo San Piero, presso l'amico Conte Tiso che gli allestì una celletta pensile tra i rami di un grande noce, da cui pure predicava alle folle. Aggravatasi l'idropisia di cui soffriva da tempo, dovette fermarsi nel conventino dell'Arcella, dove si spense il 13 giugno 1231. A causa dei molti miracoli operati in vita e ottenuti per sua intercessione dopo la morte, fu canonizzato da Gregorio IX il 30 maggio 1232. Pio XII nel 1946 lo dichiarò dottore della Chiesa con l'appellativo di Doctor Evangelicus. Sul suo sepolcro a Padova fu eretta la basilica ricca di tesori d'arte e meta di continui pellegrinaggi da tutto il mondo. L'oleandro è un arbusto a portamento cespuglioso. È originario delle regioni mediterranee. L'altezza varia a seconda dell'età della pianta, generalmente da 2 a 4 metri, ma in condizioni ambientali ottimali può anche superare tali dimensioni. Le foglie sono di un bel colore verde scuro sulla pagina superiore, più chiare su quella inferiore. I fiori cominciano a comparire con l'arrivo della primavera. Sono grandi, molto appariscenti, perché riuniti a mazzetti. Hanno 5 petali e sono leggermente profumati. Il colore classico dei fiori è un bel colore rosa vivo, ma in numerose cultivare sono rosa, rosso o anche bianchi o gialli. L'oleandro fiorito, inserito in aiuole, giardini o parchi,
costituisce un vivace contrasto con la macchia di vegetazione di altre piante. Inoltre, ha la capacità di resistere alla siccità. Le foglie coriacee sono composte da più strati cellulari, che formano un tessuto strutturato in modo da immagazzinare grandi quantità d'acqua. Queste piante sono spesso sistemate in terreni nelle cui vicinanze scorre acqua. Questo evita le annaffiature per buona parte dell'anno. Nelle zone più fredde, l'oleandro viene coltivato anche in capienti vasi che andranno riparati dal gelo invernale, coprendoli con teli da serra o ritirandoli in verande. È bello godere di queste ricche fioriture, ma la precauzione ci consiglia di fare attenzione quando si maneggia intorno alla pianta per una potatura o per l'eliminazione di fiori o fogliame secco. È sempre consigliato utilizzare guanti appropriati o monouso, che vanno poi lavati accuratamente oppure gettati. Infatti, ogni parte della pianta è velenosa e va tenuta lontana dalla portata di bambini e di animali. Complice una bella giornata di sole e la voglia di muoversi e stare all'aria aperta. Mercoledì 2 giugno, nell'anniversario della nascita della Repubblica Italiana, l'amministrazione comunale di Gottolengo, con un seguito di parecchi cittadini, ha pubblicamente commemorato questa giornata con alcune manifestazioni. Erano ben consolidate da anni sia la consegna dell'alberello ai nuovi nati, sia la consegna della Costituzione di 18enni, ma quest'anno le manifestazioni, nel rispetto delle regole pandemiche, si sono concentrate tutte nella giornata di oggi. Alle ore 9, sull'argine del fiume Gambara, è stata posizionata una targa ricordo per il nostro concittadino Angelo Rolfi, persona meritevole, di grande disponibilità e sensibilità verso le attività ambientali ed ittiche del nostro fiume. Alle ore 10:15, presso il parco Monsignor Carleschi, ex campo Don Merigo, sempre alla presenza delle autorità civili e religiose, si è inaugurato il parco gioco per bimbi con disabilità e si è svolta la consegna degli alberelli ai genitori dei circa 30 bambini nuovi nati registrati all'anagrafe del nostro comune. Il corteo si è trasferito poi nei pressi del centro sportivo della palestra, dove inaugurazione e benedizione si sono estese sul campetto sintetico da calcio, sui campi da tennis, nonché sui cittadini diciottenni presenti a cui era stata consegnata una copia della Costituzione italiana. Vediamo ora di seguito tutte le riprese raccolte dall'operatore del TRG Luigi Cè. E con questo è tutto. Vi lascio alla visione della giornata del 2 giugno gottolenghese. Buona domenica e buona settimana. C'è il rintocco delle 9:30, direi che siamo puntualissimi. Più puntuali di così. Dopo le ultime performance di Roma, stamattina alle 5 mi ha dato Giuseppe a controllare che fosse scritto in italiano corretto. Sapete che all'inaugurazione del Largo Ciampi era stato coperto, perché quindi vi confermo che l'italiano per ora lo padroneggiamo ancora abbastanza bene. Buongiorno Rosa, ciao a tutti. Benvenuti all'inaugurazione della festa dell'ambiente e dello sportivo. E buona anche festa della Repubblica a tutti voi e a tutti noi. Oggi iniziamo con questo momento importante, che è appunto la titolazione di questo spazio al nostro caro Angelo Rolfi. Abbiamo qua il piacere di avere i familiari, quindi Rosa, il figlio, Maria, tutti qua presenti per questo momento inaugurale di ricordo. Non potevamo non farlo nel contesto della festa dell'ambiente, perché sappiamo quanto lui teneva al nostro territorio, al prendersi cura di questo spazio che aveva particolarmente a cuore. E io credo che se quest'oggi fosse qui con noi ci direbbe in modo molto convinto che gli uomini passano, le idee restano, e ci chiederebbe di non dimenticarci di prenderci cura di questo nostro territorio. È indubbio che c'è una nuova stagione che si apre a noi. Una stagione dove l'ecologismo, nell'accezione nobile del termine, trova spazio nelle politiche. Sentiamo che nel recovery plan
nel Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza. Ingenti somme sono destinate all'ambiente e a quella che è la transizione cosiddetta ecologica. Auspichiamo davvero che non sia la solita speculazione ai nostri danni, ma sia davvero l'inizio di una nuova era dove l'uomo torna a prendersi cura di ciò che c'è di più importante, che appunto è l'ambiente. E quindi oggi una doppia per noi messaggio, un doppio monito. Non a caso Angelo, l'etimologia del nome riporta al latino Angelus, quindi messaggero, nunzio. E quindi è un passaggio di testimone a tutti noi come comunità, perché continuiamo in questo percorso. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli assessori, gli amici dell'AIDO, coloro che quotidianamente, i volontari, ci aiutano nel proteggere il nostro ambiente. Quindi, che dire, Rosa, aiutami a mostrare a tutti questo spazio e ti inviterei, se te lo senti, anche a leggere quanto abbiamo deciso di incidere. Grazie a tutti voi. Marirà con me ciò che trattengo, ma ciò che avrò donato resterà per sempre nelle mani di tutti. Ora il nostro Don Arturo per un momento uniti nella preghiera. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre. Benedici il Signore, anima mia. Fai scaturire le sorgenti nelle valli e scorrono tra i monti. Ne bevono tutte le bestie selvatiche ed estinguono la loro sete. Dal Vangelo secondo Giovanni. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, levatosi in piedi, esclamò ad alta voce: «Chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come dice la Scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno». Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Ripetiamo, benedite il Signore. Benedite il Signore. Opere del Signore. Benedite il Signore. Angeli del Signore. Benedite il Signore. Acque sopra i cieli. Benedite il Signore. Piogge e rugiade. Benedite il Signore. Ghiacci e nevi. Benedite il Signore. Sorgenti e fonti. Benedite il Signore. Mari e fiumi. Benedite il Signore. Fiori ed erbe. Benedite il Signore. Piante e animali. Benedite il Signore. Figli dell'uomo. Benedite il Signore. Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli. Preghiamo. Grazie a te, o Dio nostro Padre, che nell'acqua tua creatura ci hai aperto il grembo della vita. Grazie a te per l'onda che irriga, il lavacro che purifica, la bevanda che disseta, il fonte della nostra rinascita, Cristo nostro Signore. Fa, o Signore, che ogni uomo possa godere di questo refrigerio e, conservando limpida e casta l'opera della creazione, veda in essa il riverbero della tua bontà e un invito costante alla purezza del corpo e dell'anima. Abbia cura, sulla scia della testimonianza splendida del nostro angelo, cosicché possiamo appieno godere di questo inestimabile, prezioso, necessario dono che è l'ambiente che tu hai creato e che tocca a noi custodire e migliorare nel rispetto e nella gioia di una molteplice possibilità di vita per tutti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen.
e la pace, la gioia e la misericordia di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Se permettete una parola oltre il rito, ecco, mi associo completamente alle parole del nostro caro mio sindaco. Ringrazio davvero quanti che continueranno proprio questa eredità impegnativa, certo, ma tanto direi rassicurante, non soltanto l'animo di chi compie un'opera di protezione, ma anche verso coloro che potranno beneficiare di questo. Ecco, come sempre, chi opera non deve saperlo fare solo personalmente o come gruppo, come entità sociale. Deve farlo come esempio di vita per gli altri, così che tutta la comunità possa essere educata, no? Formata a questo rispetto. Anche perché, ecco, se meno rifiuti, robacce troviamo in giro, ecco, più ognuno gode di questo ambiente. Quindi l'augurio è questo, che possiamo essere operatori di bene, ma anche favoritori di quella che è una vera civiltà, che parte sempre dall'ambiente, perché è l'ambiente che ci protegge, nell'ambiente noi svolgiamo la nostra vita. Grazie. La giornata non finisce qua, quest'anno è itinerante, quindi per chi vorrà seguirci, con tutti i collaboratori vi aspettiamo al Parco Don Carleschi, l'ex campo Don Merigo, dove inauguriamo, grazie a un contributo di Regione Lombardia, un piccolo gioco per i ragazzi diversamente abili, e quindi diventerà così il Parco dell'Inclusione. Quindi vi attendiamo, Don Arturo ormai è anche parroco di chiesa, quindi abbiamo dovuto concentrare le benedizioni, perché altrimenti ci perdiamo. Grazie a tutti e buona continuazione. Grazie. Cosa si sente di fare due parole? Prego, grazie. Vorrei ringraziare innanzitutto il Comune e tutti i ragazzi che si sono impegnati, e vorrei che questo pensiero di pulizia, di volontariato continuasse su questa strada, in modo di non dimenticare il lavoro fatto fino adesso. Che ci sia una continuità. Grazie. Avanti tutti! Faccio strada, come suol dire. Bene! Come è qua? Si carichi? Sì. Fede. Bene, buongiorno, ben ritrovati. Come sapete, in questa giornata dedicata all'ambiente e allo sport siamo partiti stamattina sull'argine del Gambara per un'inaugurazione, la targa dedicata al volontario Angelo Rolfi, che ci ha purtroppo lasciato in periodo di pandemia. Proseguiamo in questo momento per me importante e significativo, perché inauguriamo questo piccolo ma importante gioco che ci permette di definire questo parco Parco dell'Inclusione. Come vedete è un gioco senza barriere architettoniche, quindi funzionale per ospitare il divertimento di tutti i bambini, anche quelli speciali che hanno delle criticità, ma che grazie a questo intervento possono sentirsi parte integrata ed integrante. Qui vicino a me c'è Giuseppe Sormani, l'assessore all'ecologia e ambiente, che adesso succintamente vi descriverà l'intervento che è stato fatto. È per me grande soddisfazione vedere questo parco ribattezzato Don Giovanni Battista Carleschi, che negli anni prende vita, si è rigenerato. Vi ricordate? I più piccoli chiaramente no, però un campo da calcio abbandonato, non più a norma, si è ricreato questo villaggio, questo polmone verde a cui stiamo dando contenuti. A seguire poi consegneremo, come da nostra tradizione, la pianticella ai nuovi nati. E qui speriamo davvero che con questi segnali di vita, di ritorno alla normalità, possiamo lasciarci anche alle spalle questi momenti bui che abbiamo vissuto, ripartendo dai bambini, dalla vita, dall'inclusione. I pilastri su cui vogliamo costruire il futuro sono la sostenibilità economica, quella ambientale e anche quella assolutamente sociale. Non può esserci una società equa senza ridistribuzione,
senza coinvolgimento, senza presa in carico soprattutto dei bambini più fragili e più bisognosi. Quindi poi consegneremo queste pianticelle, quest'anno non ci sono particolarmente numeri importanti, stiamo purtroppo arrivando, speriamo, al fondo di quello che è definito da tutti gli studiosi il più importante inverno demografico. Confidiamo che nel post pandemia e nei prossimi 2 anni ci sia questa ricrescita. Quindi Giuseppe Sormani ci dica cosa ha combinato e ringrazio anche gli assessori che con te hanno collaborato in questo intervento. Grazie Sindaco. Allora, nell'estate del 2020 è uscito un bando di Regione Lombardia che dava modo di creare questo parco. Subito ci siamo attivati, insieme all'ufficio tecnico abbiamo fatto un progetto, l'abbiamo presentato in Regione. E ci hanno subito dato l'ok, abbiamo preso un contributo a fondo perduto del 95% e abbiamo creato il gioco inclusivo, che poi sono due perché c'è anche il gioco a molla, e abbiamo creato l'illuminazione della piastra tutta autogestita dal fotovoltaico presente sul gazebo in legno alla mia destra. Io spero che questo parco, grazie ai volontari che ci sono, prenda vita. Tante volte passo di qua, c'è sempre pieno di bambini che giocano e che si divertono. Facciamo in modo di tenerlo vivo, pulito soprattutto, e buona festa dello sportivo e dell'ambiente. Invitiamo anche Don Arturo ad avvicinarsi con un suo saluto e la sua benedizione affinché questo gioco sia davvero fucina per tutti i giovani che vogliono divertirsi. Bene, allora io vi trasmetto una bellissima notizia che Dio vuole benedire, no? Dice bene ed è contento anche lui di questa meravigliosa opera. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio principio e origine dell'universo, dal quale scaturisce ogni bene, sia con tutti voi. Il tempo libero che offre una pausa di distensione allo spirito e l'opportunità di esercizi sportivi con il corpo è cosa gradita a Dio. Così, ristorati spiritualmente e fisicamente rinvigoriti, recuperiamo con maggior armonia con il creato e il creatore, che ci renda più disponibili all'incontro e alla fraternità universale. Ascoltate la parola di Dio dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete da Dio e che non appartenete a voi stessi? Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Il Signore Gesù, nostra gioia e nostra forza, chiama a sé tutti gli affaticati e gli oppressi, perché dalla sua amicizia attingano fiducia e vigore. Ripetiamo, attiraci a te, Signore. Attiraci a te, Signore. Tu sei la vita di tutti coloro che hai redento con il tuo sangue. Attiraci a te, Signore. Tu sei il sostegno dei deboli e la corona dei forti. Attiraci a te, Signore. Tu sei passato sulle nostre strade, beneficando e sanando tutti. Attiraci a te, Signore. Tu ci doni lo spirito che fortifica e consola. Attiraci a te, Signore. Tu stabilisci nel comandamento dell'amore la sorgente della fraternità e della pace. Attiraci a te, Signore. Tu porgi l'orecchio alle nostre preghiere, perché la nostra gioia sia piena. Attiraci a te, Signore. Tu vuoi che in te diveniamo un cuor solo e un'anima sola. Attiraci a te, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Da sollievo al corpo e allo spirito, e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati ad attività ricreative accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio che infonde vigore ai corpi e luce alle menti, vi guidi giorno per giorno, perché in fraternità e letizia diventiate ambasciatori e testimoni di pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. E buona vita a tutti. Buongiorno. Vi siete spaventati? Avete la coscienza sporca? Buongiorno, ben ritrovati. Do il benvenuto anche voi a questa festa della Repubblica. Per noi quest'anno un po' anomala, abbiamo concentrato la festa dell'ambiente, dello sportivo, e eccoci qui per il penultimo evento, perché l'ultimo, giusto Giuseppe, sarà questo pomeriggio, Ripuliamo Gottolengo, ormai tradizionale appuntamento nel quale l'amministrazione con tutti i volontari si prendono cura nel raccogliere purtroppo delle sporcizie che alcuni sciamannati hanno disseminato sul territorio. Partiamo subito con l'assessore ai lavori pubblici, Andrea Fraretti, che ci introduce i lavori fatti, per poi dare la parola al consigliere delegato Ghidelli e concluderò con un saluto io. Prego assessore, e grazie del lavoro svolto. Un applauso per Stimo. Buongiorno a tutti. Vi farò una breve elencazione dei lavori che abbiamo fatto nel corso del 2020 e nel 2021. Nel corso del 2020 si è proceduto alla sistemazione di via Grammatica, partendo dalla rimozione degli alberi che hanno danneggiato i sottoservizi di acqua, fognature, elettrodotto e gasdotto, rifacimento di marcipiedi e ripiantumazione. L'asfaltatura finale è prevista nel mese di giugno. Grazie ai fondi del Ministero dell'Istruzione nel 2020 si è proceduto ad eseguire ulteriori interventi sull'edificio scolastico, nuovi set antisismici esterni e annessa messa in sicurezza dei solai delle aule. Sono stati eseguiti i lavori di rifacimento dell'intonaco per il crollo e l'adesione di un controsoffitto di nuova concezione per l'aumento della sicurezza dell'antisfondellamento dei solai stessi. Un nuovo impianto di illuminazione a luce a LED, la ritinteggiatura delle pareti, il rifacimento dei bagni e dell'impianto idraulico. Per il palazzetto allo sport si è proceduto alla sostituzione delle porte di sicurezza, il rifacimento della bussola d'ingresso, l'adeguamento dell'impianto elettrico e luci di sicurezza, l'impianto antincendio e l'illuminazione a risparmio energetico. Per l'illuminazione pubblica stradale siamo ormai giunti alla totale sostituzione dei corpi illuminanti per i nostri oltre 1000 punti luce. Sono state illuminate anche zone che in precedenza non erano raggiunte dal servizio, come l'intersezione di via Baldone e l'incrocio di via Solaro. Inoltre è opportuno ricordare che la realizzazione della mini rotatoria di fronte all'asilo Caprettini è ottenuta grazie al partenariato pubblico e privato. Con gli stanziamenti di Regione Lombardia dall'emergenza Covid 2020 sono stati spesi per gli impianti sportivi che oggi inauguriamo, e di queste opere ve ne parlerà approfonditamente Federico. Le opere in corso di realizzazione nel 2021 abbiamo il bando sicurezza e incidentali trastradale su via Brescia. Il progetto riqualifica la viabilità ciclopedonale dall'edificio scolastico in via Roma fino alla fermata di bus a nord di Gottolengo, nella zona industriale. Sono previste nuove protezioni per i pedoni, attraversamenti pedonali illuminati, viene risistemato l'attraversamento pedonale protetto in corrispondenza della COP. Un nuovo accesso ciclopedonale alla zona industriale grazie a un nuovo ponte sulla Rovertorta. Da segnalare la nuova piazzola di sosta di protezione del pedone alla discesa del bus, realizzata sopra il canale Rovertorta. Qui la conclusione dei lavori è prevista per luglio.
Ancora Regione Lombardia ha finanziato la sistemazione degli spogliatoi e l'ala est del palazzetto dello sport, una zona non ancora interessata da nessuna ristrutturazione. Quest'ambiente verrà utilizzato come ambulatorio vaccinale. Per il 2021 verrà inoltre realizzato il progetto di risistemazione della piazza Vittorio Emanuele II. Siamo in attesa della definitiva approvazione dalla sovrintendenza per un marciapiede attorno alla chiesa e annessa area di parcheggio. Veniamo alla ristrutturazione del municipio. Per il mese di settembre avranno inizio i lavori del primo lotto, ovvero l'illuminazione, l'impianto di riscaldamento e raffrescamento, i serramenti e i portoni. Per il 2022 è prevista la ritinteggiatura e la sistemazione del tetto. Avremo per fine anno il marciapiede in via Pavone, al lato sud della strada, dal semaforo fino al supermercato. Come auspicio per la prosecuzione del 2022 abbiamo ricevuto il finanziamento per commissionare i progetti di tre grandi opere, ovvero il completamento dell'allargamento di via Solaro, l'intervento di sistemazione sismica del palazzetto allo sport e la messa a norma sismica dell'asilo municipale. Come vedete, nel lavoro ne abbiamo tanto. Grazie, buona giornata. Buongiorno, grazie Andrea. Oggi sono veramente felice di avervi qua, perché oggi siamo qua, stiamo inaugurando quello che per me era un sogno. Ricordo ancora 5 anni fa più o meno, quando ci siamo trovati per la prima volta io e Giacomo a casa sua per fare 2 parole sulla mia possibile candidatura qua a Gottolengo. Quando mi chiese quando e cosa avremmo potuto dare di nuovo al nostro comune a livello sportivo, gli esposi io questo mio sogno nel cassetto, che era quello praticamente di dar vita al nostro centro sportivo che era un po' morto. Il tutto partiva appunto dal rifacimento dei campi da tennis e il rifacimento di questo campo che era in erba naturale, adesso è stato trasformato in erba sintetica. Ma facciamo un attimo un passo indietro che vi spieghiamo come abbiamo potuto svolgere queste opere. Durante il periodo del Covid nel mondo sportivo di Gottolengo si apriva una piccola finestra, un alone di luce e positività, perché il Covid con lo stato di emergenza ha permesso che la Regione Lombardia con la legge 9 del 4 maggio 2020 sbloccasse dei fondi per la ripresa economica. Ciò ha consentito al Comune di accogliere questa possibilità e di stanziare subito parte del contributo che abbiamo preso come Comune per il restyling del centro sportivo. In tutto per i lavori che sono stati svolti sono stati spesi circa 230.000 euro. E abbiamo praticamente, adesso vi spiego un attimo i lavori che sono stati fatti, per i campi da tennis è stata sostituita tutta la recinzione, sono state eliminate le piante che vi erano là a lato, che sporcavano tutto ed erano ormai secche, è stata fatta una pulitura, rasatura e livellamento del vecchio fondo con la copertura e il riempimento delle imperfezioni. È stato posato un tappetino in gomma di 6 mm che dona al campo elasticità e morbidezza e sono poi stati posati 4 strati di resina di colore azzurro all'esterno e blu all'interno e il fondo praticamente è stato scelto perché unisce le prestazioni di campi in cemento, ma avendo questo tappetino di gomma dona grande elasticità e comfort e dicono che per le articolazioni vada molto bene. I campi sono stati realizzati dalla Play It di Desenzano, che è un'azienda leader praticamente nelle pavimentazioni per i campi da tennis. È stato poi fatto il campo da calcio in erba sintetica, praticamente nel mandato precedente accanto al campo principale era stato realizzato questo campo in erba naturale con la chiara intenzione un giorno di tramutarlo poi in campo in erba sintetica. In fase di costruzione il campo, cosa hanno fatto in poche parole? È stato fatto lo sbancamento dell'area, hanno allungato e allargato l'area di gioco, è stata posata la nuova superficie che come potete vedere del campo e all'esterno è stata messa un'erba decorativa. E infine è stato fatto un lavoro di adeguamento dell'impianto antincendio di tutto il centro sportivo in quanto era un lavoro che era da fare. Io ho finito, voglio fare solo 2 ringraziamenti, voglio ringraziare tutta l'amministrazione, il sindaco perché comunque hanno dato fiducia in questo progetto e credono quindi nello sport e penso anche su tutti noi.
un particolare ringraziamento a Roberto Mazzoletti, che adesso fa la vaccinazione, quindi non è qua, e a Simone Bulgari dell'ufficio tecnico, che con passione, professionalità e molta pazienza, perché certe volte sono stato un po' pesantino, hanno svolto un lavoro impeccabile. E infine un ringraziamento alle ditte che hanno svolto i lavori, al progettista Ferretti, alla direttrice ai lavori Zattarini e all'ingegner Marinoni, che con serenità e competenza hanno reso possibile la realizzazione dell'opera. Grazie e buon divertimento a tutti. Bravissimo Federico, a me non resta che aggiungere la grande soddisfazione che pervade anche in me. Prima, mentre vi guardavo e mi guardavo attorno, stavo pensando a qualche anno fa, quando le tribune non erano pitturate, era un luogo un po' di abbandono. Ora col fotovoltaico alimentano questo impianto. Il palazzetto dello sport, che è stato completamente rigenerato, con delle attività e degli interventi davvero particolarmente importanti. I campi a tennis nuovi, il campo a sette che non esisteva, insomma una polisportiva che, quando con gli amici Volzoni, Alberto Agazzi iniziamo il nostro percorso amministrativo, non pensavamo di poter raggiungere in così poco tempo. Qui davvero di acqua ne è passata, ma di tanto lavoro altrettanto. E quindi un po' di emozione e anche di gratitudine a tutti coloro che hanno spinto e lavorato nella medesima direzione. Quindi avanti, non si ferma in quale sfide, capeggia nell'entrata mens sana in corpore sano, che è l'augurio che faccio soprattutto ai ragazzi per questa post pandemia, di ritornare a vivere lo sport per una salute del corpo e dell'anima. Don Arturo, avanti, terza benedizione, eh? Chi ha partecipato a tutta l'iniziativa ha garantito la strada l'indulgenza plenaria. Grazie Don. Grazie dell'invito. Bene, affidiamo al buon Dio questa meravigliosa opera, che possa essere davvero motivo di incontro, di condivisione per tutti, dai più piccoli ai più grandi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio, principio e origine dell'universo, dal quale scaturisce ogni bene, sia con tutti voi. Il Signore ci dà le energie perché lo serviamo con gioia, aiutiamo i nostri fratelli e, sottomettendo il nostro corpo alla sua legge, ci rendiamo idonei ad ogni opera di bene. Anche il tempo libero, che offre una pausa di distensione allo spirito e l'opportunità di esercizi sportivi per il corpo, è cosa gradita a Dio. Così, ristorati spiritualmente e fisicamente rinvigoriti, recuperiamo una maggiore armonia con il creato e il creatore, che ci rende più disponibili all'incontro e alla fraternità universale. Ascoltate la parola di Dio dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono, ma uno solo conquista il premio? Correte anche voi in modo da conquistarlo. Però ogni atleta è temperante in tutto. Essi lo fanno per ottenere una corona corruttibile, noi invece una incorruttibile. Io dunque corro, ma non come chi è senza meta. Faccio il pugilato, ma non come chi batte l'aria, anzi tratto duramente il mio corpo e lo trascino in schiavitù, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri, venga io stesso squalificato. Il Signore Gesù, nostra gioia e nostra forza, chiama a sé tutti, perché dalla sua amicizia attingano fiducia e vigore. Preghiamo dicendo: attiraci a te, Signore. Attiraci a te, Signore. Tu sei la vita di tutti coloro che hai redento con il tuo sangue. Attiraci a te, Signore. Tu sei il sostegno dei deboli e la corona dei forti. Attiraci a te, Signore. Tu sei passato sulle nostre strade beneficando e sanando tutti. Attiraci a te, Signore. Tu ci doni lo spirito che fortifica e consola. Attiraci a te, Signore. Tu stabilisci nel comandamento dell'amore la sorgente della fraternità e della pace. Attiraci a te, Signore. Tu porgi l'orecchio alle nostre preghiere perché la nostra gioia sia piena. Attiraci a te, Signore. Tu vuoi che in te
diventiamo un cuore solo e un'anima sola. Attivaci a te, Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Salga a te la nostra lode, o Padre, che nella tua provvidenza guidi a un fine di bontà e di grazia le fatiche e i progetti umani. Dà sollievo al corpo e allo spirito e aiutaci a disporre con saggezza del nostro tempo libero. Ascolta, Signore, la nostra fiduciosa preghiera, perché questi spazi destinati ad attività ricreative accrescano il vigore delle membra e favoriscano la serenità dell'anima. Fa che tutti gli sportivi sperimentino nella lealtà il valore dell'amicizia e, superando ogni forma di violenza, promuovano la civiltà dell'amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. E congratulazioni. Grazie. È il 2 giugno, serve l'inno nazionale. Voglio vicino al progettista perché è in borghese ma è anche il sindaco di San Zeno, quindi mi spalleggi alla mia stessa malattia. Inno, tagliamo il nastro e poi consegna ai diciottenni della Costituzione. Di là, benissimo. Vai Luigi. Seguire partita tennis, sindaco contro parroco. Chi vuol vedere la scena? Aspetti. Sta perdendo il tappone. Fate un bel sorriso. Che ti Adesso ci spostiamo per le costituzioni davanti là dove c'è la ghiaia sui campi da tennis. È importante questo. Ragazzi, buongiorno. Nell'ultimo anno e mezzo siete stati messi a durissima prova. Per voi sicuramente è stato un
periodo molto difficile, ma certamente vi ha aiutato a crescere. Quest'anno sarà un anno importante per voi, perché oltre ai festeggiamenti, dovuti per carità, e qualcuno avrà già anche festeggiato, al compimento del 18° anno la legge vi attribuisce il potere di agire assumendovi la piena responsabilità dei vostri atti, il potere di votare e tanti altri diritti insieme ad altrettanti doveri. Da qui in avanti diventa più forte e impegnativa la vostra partecipazione all'interno della società civile e della comunità del vostro paese. Compiere 18 anni vuol dire essere artefici di scelte importanti per la propria vita e per la società, vuol dire maturità, vuol dire impegnarsi nel portare avanti le proprie idee e i propri ideali, vuol dire anche essere cittadini con la libertà di scegliere consapevolmente ciò che volete fare. Ricordate che la libertà però è anche una responsabilità. Abbiate rispetto per voi stessi, per la vostra dignità, per i vostri valori e soprattutto per quelli altrui. In questo percorso l'amministrazione è a vostra disposizione per appoggiare e supportare le vostre proposte e le vostre iniziative nell'ottica di una fondamentale e importante collaborazione tra giovani istituzioni. Oggi vi faremo dono di una copia della Costituzione. Vi invito a leggerla con l'augurio che vi incuriosisca e approfondiate i principi in essa contenuti. Coltivate la speranza, l'aspirazione, la voglia di mettervi in gioco per un domani migliore, per una società migliore, perché queste erano le speranze, le aspirazioni e i sogni di chi ci ha preceduto. Sarà quindi vostro compito proseguire nell'avventura di costruire un'Italia migliore, perché bisogna sempre ricordarsi che accanto alle vecchie generazioni, tipo Giacomo, emergono le nuove, pertanto è giusto e necessario che voi, nuove generazioni, entriate in politica sempre più numerosi, diventandone parte attiva per promuovere nuovi cambiamenti e dare nuovi impulsi al vostro comune e alla vostra Italia. Buona giornata a tutti. Bravo! Scusate, ma lo stupore di queste dimissioni immediate del consigliere Ghidelli mi hanno un po' rattristato. Ne prendo atto, sono immediatamente esecutive e bene. Ragazzi, in bocca al lupo, mi associo totalmente a quanto ha detto il nostro bravo consigliere. Mi fa piacere essere qui con tutti gli amici e colleghi per darvi questo davvero in bocca al lupo. L'età della consapevolezza, l'età dei diritti e dei doveri. L'Italia ha bisogno di una marcia in più da questa generazione per proiettarci davvero in un futuro ricco di soddisfazioni, di energia e anche di responsabilità. Parlavamo prima delle sfide che ci attendono, i pilastri della sostenibilità economica, la sostenibilità ambientale, la sostenibilità sociale. Ecco, questo e coniugare non sarà facile, ma è la sfida che ci attende. Quindi in bocca al lupo e avanti tutta. Grazie. Riammetto nel consiglio Ghidelli per un quarto d'ora, tempo di finire. Ciao. Grazie, bellissimo. Allora ne leggo quattro alla volta, così rendiamo un po' più snella la questione. Francesco, farai le foto? Sì. Quindi quando prendete la Costituzione guardate quel curioso personaggio con la macchina fotografica che vi fa la foto. Allora, Almici Laura, Amrani Zerifi Zaccaria, Bazzana Filippo e Boffelli Lucia. Giratevi verso il fuoco. Bene. Buonarrigo Davide, Buccheri Dalila, Buccheri Jennifer, Castellini Michel. Cocco Eugenia, Coppini Vittoria Valentina, Della Monica Gaia, De Masi Laura Giusi. Guardate il fotografo, ferma, guardate il fotografo. Felici Andrea, Galimberti Marco, Caur Ciamprit, Caur Camalprit. La predella l'anno prossimo, ricordo però. Kaur Kingfrit, La Ferla Alessandro, Lazar Zineb e Martini Matilde. Minegon Alessandro, Merigo Lucrezia, Milzani Giovanni e Mor Michele. Giovanni
invadente che ha 18 anni. Esatto. Noyura Ayub, Pea Alessar, Alessia Maria, Pietro Poli Elena, Rani Varsha. Rarinka Florina Adina, Remigi Valentina, arrivo Ronchi Agata e Rosa Benedetta. Rossi Christian, Sal Ibrahima, Singh Anmolprit, Singh Satpal. Se ho dimenticato qualcuno ditemelo, perché dovrebbero essere gli ultimi quattro. Stefanescu Gabriel Christian, Tomasoni Giacomo, Travagliati Melissa e Uberti Mirko. Ho dimenticato qualcuno perlomeno dei presenti? Sormani Giuseppe, Flora Cherubini, Pini Felici, Pino Felici. E Luigi c'è. Ok, grazie a tutti. Ciao e buon 2 giugno. Vai, Vittorio! 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 Vai, Vittor